Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Dopo la cinquina dell'andata, il Rimini cerca la rivincita. Rivincita che varrebbe doppio, visto che in paio ci sono tre punti importanti per il passo della Serie C, che porterebbe inoltre l'allontanamento a più 10 dei diretti avversari. Partita che si gioca di pomeriggio con tanti rumors, giusti aggiungiamo noi, da parte dei tifosi di casa, in merito alla decisione della questura. L'Imolese aveva fatto sapere la settimana prima che era d'accordo nel giocare la gara alle ore 20:30. Pubblico delle grandi occasioni nonostante l'orario, fila ai botteghini che non si vedeva da tempo, e la partenza ovviamente non poteva essere che con il boom. In effetti al nono il Rimini va in vantaggio, break di Arlotti sulla destra, entra in area dal lato corto e cross basso sul secondo palo, dove trova smarcato Traini che in due tempi la mette dentro da due passi. Secondo gol di fila per l'ex attaccante del Sant'Arcangelo, che ha impiegato tre mesi per sbroccarsi e non a caso ha scelto le ultime due tappe di avvicinamento alla C, vale a dire Mezzolara e Imolese. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra la deviazione vincente della rete biancorosso voluto fortemente al DS Pietro Tabai nel mercato invernale. Al tredicesimo calcio d'angolo corto tra Ciccarelli e Ciarlotti, con Lander pronto ad entrare in area a tirare di destra, trovando la deviazione di un difensore di nuovo in corner. Non ci sono manovre interessanti, anche se l'unica porta al ventiquattresimo a rigore per l'Imolese. Un intervento in area di Brighi sull'attaccante rossoblu fa propendere l'arbitro per il rigore, nonostante le forti proteste e dubbi da parte biancorossa. Scotti Parama è più lesto ad arrivare sulla sfera e Checchi che firma l'1-1. Il giocatore rossoblu si ripete quattro giorni dopo la deviazione vincente di testa, avvenuta nella gara di domenica scorsa con il Fiorenzuola vinta per 3-1. Al 27esimo Arlotti prova la risposta fulminea con una conclusione da fuori area, ma la mira è alta. Al 38esimo il Rimini torna in vantaggio. Guglielmo scarica in porta una botta che tocca due volte il palo e si insacca alle spalle di Rossi. Ma il gol più che decisivo per l'esterno, che finalmente arriva al bersaglio anche sotto la gestione di Ghetti. Bene realizzativa che sembrava persa, invece viene ritrovata in un match importantissimo come questo. Anche in questo caso il replay a cura di Eugenio Angeli ci aiuta nel vedere la prodezza dell'esterno in maglia biancorossa. Pubblico in delirio, non potrebbe essere altrimenti. Si chiude qui la prima frazione di gioco sul risultato di 2-1. Nella ripresa, al terzo, Titone sbaglia il cross dalla fascia sinistra e per poco non beffa Scotti, costretto alla deviazione della sfera sopra la traversa. Un giro di lancette e arriva una bella azione di ripartenza del Rimini. Traini apre per Ciccarevic, servizio per Arlotti che si accende dal limite dell'area, prova la botta verso la porta di Rossi, ma la deviazione di un difensore magnifica gli sforzi. Arriva solo un corner. Nel frattempo al 19esimo viene espulso Galanti mentre si scalda a bordo campo. Anche qui un'espulsione abbastanza curiosa. Al 34esimo, sugli sviluppi di una punizione, palla al limite per Ciccarevic che strozza il tiro con la palla che esce alla destra di Rossi. 35esimo, ribaltamento di fronte con il pericolosissimo cross di Salvatori che attraversa tutto lo specchio della porta riminese, ma Ferretti non riesce ad arrivare all'appuntamento per i pari. E nel finale, a 45esimo, Ferretti prova in diagonale dal limite dell'area, ma Scotti è piazzato e blocca senza problemi. E questa è l'ultima azione che avvicina come non mai i biancorossi alla Serie C, spedendo l'Imolese a distanza di 10 punti e facendo passare una Pasqua serena e tutta biancorossa ai tifosi di casa, che ora azionano i countdown per capire quando l'ora X scatterà per festeggiare come un anno fa questa benedetta promozione. E presumiamo che a giorni parlerà anche il patron Giorgio Grassi per spiegare il famoso progetto della Serie C, parola che piaceva poco sentirla nominare i tifosi biancorossi, ma che da questa sera prenderà tale significato: C come cultura, C come calcio e C come ci siamo. Buona Pasqua a tutti voi.